remember those walls were filled. Baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. It's like I've been awakened. Every rule I had to break in. It's the risk that I'm taking. I am never gonna shut you out. L'estate 2010 è entrata nel vivo con il Croda e questo è il secondo e ultimo appuntamento con il fine settimana dell'evento che richiama migliaia e migliaia di ragazzi ma che inevitabilmente crea anche delle polemiche. Questo però è il momento per andare a cercare di capire che cosa vogliono i ragazzi dal divertimento estivo e che cosa vogliono dall'estate. Sentiamo. Perché siete qui stasera? Per divertirci. E che cosa vi serve per divertirvi? La musica, le amiche, basta. Servirebbero di più di eventi come questi durante l'anno secondo voi? Sì, sì, bravo. E durante l'anno quindi quando cercate qualcosa di simile che cosa fate? Nulla, si va in giro così un po' all'avventura oppure a ballare in discoteca. Diteci la verità, la mamma e il babbo un po' si preoccupano quando venite qui oppure no? Parecchio, parecchio. Sì, parecchio, oh. sì. Per esempio per tipi come questi. Sì. Tipi come lui. Sì, volevo venire anch'io, però non so, loro non mi hanno voluto portare. Voi venite dalla provincia di Pisa, che cosa vi porta qui? Niente, hanno detto che è emozionante, che è un evento unico e indimenticabile e quindi siamo qua, siamo in due, pochi ma buoni. Come lo stai trovando l'ambiente? L'ambiente è tonico, poi con la birra. C'è qualcosa di simile nelle vostre vicinanze? Poco niente, veniamo qua perché qua ci dà sempre emozioni, la canniccia, la Versilia. Perché siete qui stasera? Perché questa è la festa più bella dell'anno. E quindi il resto dell'anno che fate? Si arrangia, ci si aspetta il Croda. C'è un po' di preoccupazione quando venite qui da parte, che so, dei genitori, degli eventuali fidanzati, quando li avete avuti o se li avete? Preoccupazione prima di tutto da parte nostra, perché l'anno scorso si beccò tanti briai ovviamente, ma uno voleva picchiare una mia amica. Ah, picchiare? Picchiare, lei rincorreva con l'asciugamano, la voleva frustare. Ah, aveva dei gusti un po' particolari, diciamo così. Sì, insomma, qui non si sa mai quello che può succedere. In definitiva, quindi, che cos'è che venite a cercare in feste come il Croda? Qui c'è un'altra atmosfera rispetto a magari una discoteca. Siamo all'aperto, ci si diverte diversamente. E soprattutto si becca e si dà tanti bidoni. Perché venite qui voi le sere d'estate? Perché ci piace la musica, la spiaggia, bere. Che cos'ha in più rispetto ad altri posti, il Croda, altri eventi? C'è gente diversa. Noi siamo di Pisa e quindi si viene qui per conoscere gente nuova, diversa. Proiettatevi tra qualche anno. Se sarete mamme e la vostra bella figliola come voi volesse andare al Croda, che cosa le direste? Non ce la manderei. Vabbè, ci si portano in macchina, cioè cosa si deve fare? Se si vuole andare, oh. Io se la porterei, però... Boh. Quanto ha in programma di bere? Tanto! Tanto quanto? Tanto! Non devi guidare, vero? No! No! Il ragazzo! Ah, guida il tuo ragazzo! Certo! Il tuo ragazzo non beve? Non beve! Ma è il ragazzo immaginario o esiste? È là, certo! No, è per la tua sicurezza! Te lo presento! Dopo me lo presenti! Senti, ma i tuoi genitori sono preoccupati a sapere che sei qua? No, c'è il mio fratello a giro! Quanti anni ha? Ne ha 23, a giro sdraiato per terra da qualche parte a vomitare! Lui... Non guida! Ah, non guida, meno male. E se tu fossi un genitore, ci manderesti tua figlia? Certo che no! Come certo che no? No. Allora perché i tuoi ti ci mandano? Perché mia si fidano. Ah, devi essere grato ai tuoi genitori? Certo! Ringraziali, va. Grazie mamma! Il Croda non è solo per gli adolescenti, ma anche per qualcuno un pochino più grande. Sì! Che cosa cerchi quando vieni qui al Croda? Divertimento. E ti diverti? Sì, mi diverto, mi sento un po' vecchia, però mi diverto lo stesso. Che effetto ti fa vedere questi ragazzini che vanno dai 14 ai 18? Quando ero giovane anch'io.
Eri così quando eri giovane? No, non sono mai arrivata a essere così, però capisco che ci si diverta anche a essere così. Se e quando diventerai mamma? Molto lontano. Ma un giorno, il giorno in cui la tua ragazzina 14enne verrà a chiederti di andare al Croda o a qualcosa di simile, che cosa, quali raccomandazioni le darai? Vabbè, di non bere tanto, che se ha meno di 16 anni non bere e vabbè, di divertirsi. Hai bevuto? Confessa. Sì. Quanto? Normale. Normale è... Normale vuol dire 3 bicchieri di vino a cena. Qui niente? Qui no, non si può, è una festa seria. Sicuro? Sì. Voi venite da? Fucecchio. E come mai qui a Viareggio? Poi così, perché avevano organizzato quei ragazzi lì, siamo venuti con loro. Ma conoscevate già il Croda, non è la prima volta che venite? Lei è la, la seconda volta. No, io è la prima. Ah, la prima? Sì. Oh, è la prima volta per tutte e due. Come trovi questo ambiente? Ah, per ora bellino, si diverte. È un po' particolare. Sì. E che cosa ti attira di questo posto? La gente di fuori. La gente di fuori? Ma nonna. Se tu fossi il tuo genitore, uno dei tuoi genitori, saresti tranquilla a sapere che la tua bimba è qui? Lo sanno. No, certo, lo sanno. Ma se tu avessi una figlia della tua età e fosse qui, saresti tranquilla? Assolutamente insomma. No. Insomma, che vuol dire? No, non granché, non molto. Quindi fatemi capire, vi lamentate dei genitori, però come genitori sareste un po' più... No, io non mi lamento dei miei genitori, sono anche troppo permissivi, secondo me. Magari conoscono poco l'ambiente. Io ho detto che ero a casa di un'amica. Ah. E se come gli dicevo che ero qui, o mi mandavano. Ah no? Perché di solito che cosa fai invece quando sei a Fucecchio? Va a letto. This ain't a song for the broken hearted. Francesco, hai 21 anni ma sei un veterano del Croda e forse ci puoi aiutare anche a comprendere un po' cosa cercano questi ragazzi dal Croda. Ma guarda, terzo anno che faccio il Croda, un'emozione strepitosa soprattutto per chi come me insomma è di Viareggio, un posto come questo favoloso. Loro cercano il divertimento e sinceramente cercano il divertimento sano, si è parlato tante volte, al Croda succedono le cose, succedono un po' da tutte le parti, però qua c'è il divertimento sano, le persone vengono, entrano tranquillissime, anche stasera c'era un sacco di gente a controllare, tutti sereni e si stanno divertendo, avete visto dalle immagini quante persone ci sono, quindi gran bel divertimento. Andrea, tu sei ormai un veterano, possiamo dire quasi un decano di queste feste, delle discoteche, della musica che piace ai ragazzi. L'età, come avrai notato, si è abbassata notevolmente anche. Che cosa cercano questi ragazzi? Ma cercano quello che si cercava noi all'epoca, nel senso divertimento. Io spero nella maniera più sana possibile, noi quello che cerchiamo di offrire. Una domanda un po' particolare, se tu fossi un genitore e tuo figlio volesse andare al Croda, che cosa gli raccomanderesti? Allora, visto che all'epoca i miei genitori mi ci mandavano, perché io mi ricordo il primo Croda, tra l'altro come dicevo l'ho fatto a 16 anni, era esattamente il 98. Io ce lo manderei, perché ci sono andato io, perché non ci deve andare lui. Anzi, adesso le misure di sicurezza, di prevenzione, sono, già all'epoca erano buone, adesso sono aumentate. Perché secondo me con il proibizionismo non si va da punte parti, non si va da nessuna parte. Bisogna che però i ragazzi stiano attenti, vengano a queste feste con la testa, che siano sempre lucidi, che siano sempre attenti e intelligenti. È questo che io direi a mio figlio, stai attento perché la prima volta che fai il bischero, la seconda volta non ti ci mando più. E dopo questo nostro piccolo viaggio nel Croda, in quello che
speriamo abbia chiarito alcuni punti oscuri, abbia rassicurato su altri fronti. Noi vi salutiamo con tanto divertimento e appuntamento al Croda 2011. Ciao!